Ciao ragazzi, ragazzi, e bentornati nel canale. Allora, dunque, voglio parlarvi oggi di una cosa un po' diversa rispetto ai profumi. C'ho solo una richiesta. Vi userò tipo agenzia di viaggio, però legata ai profumi. Cioè, sappiate, dove sto proprio a sfruttare come tipo agenti e profumieri, una cosa del genere. Allora, io voglio sapere una cosa. Mi serve. Cioè, mi serve, insomma, vorrei sapere se qualcuna o qualcuno di voi che mi guarda in questo momento ha l'Air Bleu di Guerlain, e ovviamente acquistato non 470 anni fa, perché quello vintage presuppongo che sia nella formulazione originale, quindi particolarmente forte, prepotente, ancora molto persistente, eccetera. Voglio sapere se quello acquistato, o comunque se qualcuno ha avuto modo di acquistarlo recentemente, se la riformulazione odierna abbia ancora un minimo di, diciamo, persistenza, un minimo di decenza nella persistenza, nella performance. Giusto questo, ecco, perché sono molto interessato ultimamente a un profumo talcato. Non vorrei spendere 475 euro. Come per l'Iris Poudre, che è un profumo di Frédéric Malle meraviglioso. So che l'Herbl non è come Iris Poudre, ci mancherebbe, però insomma, mi piace un profumo, voglio un profumo all'Iris che non sia Dior Homme. E se sapete un attimo orientarmi sulla questione Guerlain, l'Herbl, se mi potete dire, insomma, se è ancora abbastanza strong, se si può comprare, se non è una sola, se non è una ciofeca, fatemelo sapere. Allora, fine. Di che voglio parlare? Niente, oggi è l'ennesimo giorno di quarantena e mi sono rimesso, diciamo, a disegnare così. Mi sono rimesso a disegnare per passare un po' di tempo e in realtà stavo a leggere recensioni come al solito. Stavo leggendo le recensioni dei profumi in inglese su fragrantica.com, perché la mia proprio voglia di cultura in ambito della profumeria non finisce mai. Cioè, mi stavo informando sul Vivienne Westwood, Badoir, su corrispettive relazioni con il Pudent de Palace. Insomma, stavo a leggere un po' queste cose sui talcati. Vedo che la batteria scarica, mi è venuto in mente di mettere in carica il telefono. Nel frattempo mi sono messo a disegnare, così, per passare quella 2 orette per fare ricarica al telefono. Pensavo che stavo messi. Allora, la passione per il disegno è, diciamo, piuttosto recente. In realtà saranno 3-4 anni che io disegno e dipingo. Non vi ho mai parlato, non vi ho mai fatto vedere niente. Mi piacerebbe un giorno fare un tutorial su o come, no, fa un tutorial, insomma, fa un attimo vedere, no, in che cosa consiste anche questa cosa, che è una cosa che comunque coinvolge sia il corpo che veramente lo spirito. Cioè, nel senso, una volta che ti metti a disegnare, vengono coinvolte proprio un sacco di cose nell'atto stesso del disegno, come in tutte le altre forme artistiche, no? Quindi c'è un coinvolgimento proprio totale verso quello che si sta a fare. E quindi c'è anche un po' una perdizione della mente, no? Un rilassamento proprio totale, un coinvolgimento totale verso questa cosa. E a me mi piace, io perché ho fatto anche teatro, ma 6-7 anni. Ma il teatro vernacolare, quindi non è la mia, no, dialettica, la mia dizione faceva cagare prima, fa cagare adesso, quindi non avrei mai potuto fare attore professionista in teatro, delle commedie, diciamo, o comunque rappresentazioni teatrali in italiano, in lingua, perché non so buono. Però insomma, il dialetto me la cavo bene, quindi. E che vi volevo dire? Quindi c'è, cioè, quel trasporto proprio anche quando recitavo mi piaceva tantissimo. Allora, oggi che cosa ho disegnato? Niente, mezza faccia, praticamente mezza faccia di sta monella. Allora, ve vorrei fare. Io mi vedo, se si vede lei, non mi vedo io. Allora, praticamente, perché ve ne voglio parlare? Un giorno mi piacerebbe fare una specie di tutorial o video così, improvvisato alla cazzarola, per farvi anche vedere come si fanno le varie sfumature. Allora, qua poi ci stanno diversi tipi di. Come faccio a mettere? Non si può vedere. Ci sono proprio diversi tipi, diverse tecniche, no? Io, per esempio, non c'avevo niente qui a casa, perché c'è un sacco di matite, c'è un sacco di proprio di utensili particolari, e
e polveri particolari, insomma, c'è un sacco di roba per cui poi alla fine il risultato finale viene bene, però anche a seconda della roba che usi, ecco. In questo caso io ho usato un carboncino, proprio di quelli scrausi. Ho utilizzato la matita per gli occhi, quella che metto io praticamente. Ho utilizzato la matita per gli occhi e quello per levarsi il cerume dalle orecchie, fare sfumature, e una penna nera. Quindi sostanzialmente è una cosa molto arrangiata. Però secondo me io ho sempre detto questa cosa, più o meno ci si può esercitare un po' tutti a disegnare, ecco, basta sapesse mettere un attimo là con buona volontà. E forse avere l'occhio non è proprio magari una dote o una capacità che possono avere tutti, però si può molto allenare, secondo me. Questo è un mio punto di vista, poi magari mi sbaglio. E niente, quindi mi piacerebbe poi farvi vedere anche altri disegni che ho fatto. Questo rimarrà, non so se rimarrà a mezza faccia, se qua ci faccio un fiore, se continuo a farci l'altra parte del volto, poi non lo so. Però mo vedremo, nei prossimi giorni di quarantena, prima che torno al lavoro, vedremo che succede. E mi piace moltissimo disegnare gli occhi. Cioè, gli occhi è una cosa che mi piace moltissimo disegnare. Vabbè, questo è un po' effettivamente una ciofeca. Cioè, ci stanno poi come dicevo, degli strumenti appositi per fare le luci degli occhi, che qui magari non c'ho. Però non so se voi vi piace disegnare o se vi siete mai cimentati, insomma, ci stanno delle polveri che sono tipo le ciprie, no? E quelle sono buonissime per disegnare e per rendere proprio tutte le sfumature delle guance, le sfumature del naso. Questo naso è proprio mezzo storto, tra altre cose, vabbè. E sono una pippa nelle proporzioni, effettivamente. Non mi so proprio regolare quelle proporzioni, però. Mi piace, mi è sempre piaciuto cimentarmi proprio nelle sfumature, nelle profondità. Certo, c'è tanto da fare, però insomma. Che vi stavo a dire? Sì, i primi disegni che ho cominciato a fare sono stati a carboncino, quindi ho disegnato volti dei de ragazzi, volti delle de ragazze, e mi sono sempre un attimo provato a. Ho sempre un attimo provato tecniche diverse in qualsiasi disegno. Questa, per esempio, è una tecnica che non è che mi appartenga moltissimo, perché è un po' più particolareggiata, un po' più tipo realistica, non è che mi sia molto, diciamo, non è che mi si addica moltissimo, però magari nei prossimi video, perché qui a casa non ce l'ho, vi faccio vedere altri disegni. E un giorno magari vi faccio anche un time. Ah, questa che vi stavo a dire? Sì, l'ho fatto con. Ah, l'ho fatto anche le sfumature, queste qua che vedete. L'ho fatte con. Qui invece il contorno labbra che c'è. No, il contorno labbra, sembra una matita per gli occhi. Però c'è la parte. Il pomponcino dietro, quello tipo di ovatta, no? Allora ci ho fatto tutte queste sfumature proprio per arrangiarsi. Però per dire, insomma, uno quando c'ha un attimo di ispirazione, di cose. Si può pure arrangiare per fare le cose, non è che serve per forza invece attrezzo del mestiere. Vabbè, comunque, nei prossimi giorni vi tengo aggiornato su che fine fa sta monella. Alcune volte l'ho buttata i disegni, perché praticamente una volta ho disegnato una mosca, una mosca 3D, quindi una mosca che effettivamente se ci riesco, non lo so se ci riesco, magari dopo ve lo faccio vedere adesso. Se non è venuta la mosca, significa che non sono stato in grado di metterla nel video, quindi sappiatelo. E la feci, era bella effettivamente, cioè sembrava una mosca veramente, cioè sembrava una mosca con l'ombra sotto. Poi non mi piaceva, l'ho buttata. È così ho fatto per tante altre cose che ho disegnato. Vabbè, insomma, questo era un video un po' così, pur parlare. Fatemi sapere se. Sul Guerlain, sull'Herbleu, perché niente, me lo voglio comprare sto profumo talcato. Ho visto che tra i prezzi proprio allucinanti che Notino ha messo in questo momento, non si sa per quale motivo, sinceramente non lo so perché, qua quasi ha triplicato i prezzi per alcuni profumi, questa cosa non si è capita. Vabbè, comunque non è il merito della discussione. Però ho visto che l'Herbleu sta scontato a 33 euro, mi sembra, quindi era una buona cosa, al 75 ml, che sarebbe stato anche un affarone, però
Però voglio sapere che se Maria l'acqua sorfa, non me lo piglio, e questo è il problema. Va bene, io ci vediamo al prossimo video e niente, vi aggiorno su quello che sto a fare questi giorni, insomma, dell'internamento. Ciao ciao.